Questi giorni in Parlamento stiamo per votare per la ratifica del protocollo concernenti le preoccupazioni del popolo irlandese, relativo al Trattato di Lisbona, che sembra diciamo, un atto forse un po' troppo lontano dalle tematiche italiane, ma di fatto non lo è. Di che cosa si tratta? Questo protocollo vuole sottolineare alcuni punti, alcune peculiarità del sentire della tradizione irlandese e vuole sottoporli all'interesse di tutta l'Unione Europea perché rimangano come dei punti dai quali il Paese non vuole distaccarsi. Tra i punti che abbiamo nei vari articoli c'è sicuramente il diritto all'istruzione, la famiglia, la politica interna di difesa e di sicurezza. Esattamente come le misure di politica fiscale. Questo trattato sembra appunto così, questo protocollo sembra in realtà così distante, ma di fatto non lo è. È stato votato all'unanimità in commissione ed anche il Movimento 5 Stelle ha votato a favore, perché riteniamo che sottolineare alcuni punti del sentire nazionale come fondamentali per un paese e quindi per tutta l'Unione Europea debba essere uno dei leitmotiv che dovrebbe guidare il nostro concetto di Europa. In Italia invece che succede? L'Italia è il paese che ascolta meno i propri cittadini quando si tratta di tematiche europee. L'unico referendum l'abbiamo tenuto nell'89 quando si trattava di costruire la Costituzione europea. Da allora non ci sono stati più referendum in Italia su temi europei, invece in Irlanda e in altri paesi europei ce ne sono stati molti. In Irlanda ne hanno fatti 9 su tutti i temi europei, su Maastricht fino al Trattato di Lisbona e anche sul Fiscal Compact. Quindi questo cosa vuol dire? Che in Italia, nonostante abbiamo una legislazione differente da quella irlandese, possiamo fare questi referendum perché l'abbiamo appunto già fatto nell'89, 25 anni fa. Quindi i referendum sull'euro e sul Fiscal Compact si possono fare. Questo è quello che il Movimento 5 Stelle vuole fare, vuole ascoltare i cittadini, vuole dare voce ai cittadini proprio sulle tematiche europee. Anche per questo sarà importante il 25 maggio portare in Parlamento europeo una grande rappresentanza dei cittadini liberi ed onesti.